Ciao, ciao Napolitani, abbiamo sognato, siamo qui in realtà, anche per Paoluccio che dopo 22 anni è napoletano, lui se lo merita più di tutti di essere questa Coppa, perché sì, Cavani, Amsic hanno fatto gol, hanno fatto una grandissima partita, però lui se lo merita più di tutti. Ma sono anche contento sicuramente per il Pozzolavezzi, per il Flaco Fernandez, per Ugo Campagnaro, Fidele, se mi dimentico qualcuno mi scuso, ma tutti gli argentini, tutta la colonia del Sud America, che anche se sono uruguaci come Gargano, che quando ha fatto le interviste mi ha ricordato a me quando le facevo con Ferlaino, sicuramente. Per quello mi è piaciuto molto. E poi si creano sempre le polemiche dopo il fatto dell'inno nazionale, che hanno detto che i napoletani si mettono in ballo la italianità loro, però nessuno dice che debbano chiedere scusa a loro quando mettono alcuni striscioni come lavatevi, benvenuti in Italia, e lì nessuno dice niente. Come a me nessuno mi ha chiesto scusa dopo 22 anni. Del fischio dell'inno nazionale. E perché noi napoletani, mi metto pure io, dobbiamo essere l'esempio per tutti. Non ci starò mai, per quello godiamo questo momento e c'è un ultimo messaggio per tutta la squadra che sicuramente è questo. E Paolo, riporta a casa anche la Supercoppa, ok? Va bene? Un saluto a tutti e spero di risentirci per un'altra vittoria, sicuramente. E adesso passo la linea al ma grande che è Massimo Troisi. Un bacio a tutti da Napoli. Stiamo qua. Niente, caro Diego, mo mi sento proprio carico, insomma, ci fa sul gol. E niente, cari amici, quest'anno me lo sentivo che era l'anno buono. Dici, ma che Troisi, tu sei sempre l'ultimo a sapere queste cose qua. Invece stavolta lo sapevo. Guardate qua, vi faccio pure vedere. Troisi, e ora ricomincio da 4. La gente allora pensò che era un'intervista fatta per ricominciare da 3. Ma che? Ricominci da 4 Coppa Italia. E da napoletano, ma ci devo fare i complimenti un pochettino più a Paolo Cannavaro, che ha alzato questa Coppa Italia al cielo dello Stadio Olimpico di Roma. Oh, ma nemmeno ho tempo di festeggiare, subito sono state polemiche, insomma, ho fatto l'inno, il primo che si è indignato è stato schifato, insomma, avessi detto per te. Cioè, poi io sinceramente li capisco pure i napoletani, insomma. Mandata a fare l'esecuzione lì a Rosalba, si può dire, no? Pippo, diciamo, su. Inutile che poi ti nascondi dietro a risa, perché qua l'unico che ha riso è stato pubblico, insomma. Tu devi stare tranquillo, anzi, devi andare a testa alta. Sì, sono una Rosalba Pippa, e allora perché la gente deve parlare male di Rosalba, di Pippa? E poi, con tutto il rispetto, insomma, bastava mettere sullo schermo, perché con tutto il rispetto per Mameli, insomma, che l'avrà pure scritto, ma quello che l'ha presa celebre sono stato io, nel 1400, come sapete, quasi 1500. Ripeto, bastava mettere sul maxi schermo a scena con Pia, non ci resta che piangere, devi vedere come tutto il pubblico faceva schiava di Roma, Dio la creò, pom 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 pom, e tutta questa melodia qua, insomma. Ma tornando alla nostra meravigliosa squadra, naturalmente non ci dimentichiamo di Walter Mazzarri, un allenatore un po' piagnone, senza offesa, è Walter da San Vincenzo, ma nello stesso tempo capacissimo. C'è un allenatore che lotta pure contro i luoghi comuni. Tu dici, ma perché Troisi, che vuoi dire con questa frase? Vuol dire. Quando lui fa il suggest qua, non è che sta indicando i minuti di recupero come tutti pensano, insomma. Lui, quel suggest qua, dice, guardate che sono 3 anni che sto a Napoli e l'orologio di valore non è sparito, sta sempre qua. Quindi non state a sentire sempre i giornali e televisione. Grazie, grazie Walter.
E niente, poi sarebbe troppo facile parlare a squadri, rette nure e così, non mi dimentico manco di Marco Donatello. Dici, Troisi, ma chi l'ha passato più tempo nell'ospedale che in campo? E invece vi dico, comunque ha partecipato in certo modo per vincere. Ciao Marco, perché l'avevo messo a salutare. Comunque, l'organizzazione è l'uomo della rinascita, Aurelio De Laurentiis. Per sé però, cioè, che uno che non si può muovere, che c'è il fair play finanziario, i diritti d'immagine, presidente. Io, cioè, ho saputo da una delle mogli dei calciatori del Napoli, senza offesa per nessuno, noi siamo tutti amici, che avete fatto la cena in fine anno secondo i dettami del fair play finanziario. Cioè, roba cagante al confronto maniamo come Giampiero Galeazzo, presidente. E che? Ma poi pure il fatto che a un certo momento è lavato pure Sandina vicino in scala dello San Paolo, non si vinceva più una partita. E perché? Perché non riuscivi a trovare l'accordo con San Gennaro e a Maroni e Pompei. Ma ora, essi più sciolti, insomma. Che te costa? Con una Coppa Italia abbiamo fatto il festeggiamento, figurati si spiega qualcosa in chiude sord, cioè senza... Che te non porti? Rinuncerai a qualche cinema e tu? Ma che te frega? Ci guadagni tu, ci guadagni un avalo, ci guadagni un cinema, senza offesa, caro Aurelio, da Torre Annunziata, appunto, per carità. Però a me, cioè, quando fa tutto questo casino per una Coppa Italia, sicuro per una Champions, varrai più di una Coppa Italia, no? E mo sono costretto a fare i saluti a Calcio Napoli 24. Cioè, 24 sono pure loro che sono chiusi in questa stanza che mandano rapito. A proposito, mandano una volevo fare proprio questa intervista. Ma un messaggio a casa, papà, sono buono, sono massimo. Niente, la maglia l'hanno, la gemise, rimane torno, tutto a posto. Niente, mo Diego ha fatto vedere la foto della Supercoppa italiana, insomma. Io faccio vedere la foto della Coppa Volpi, dice, le Troisi, che c'entra? Unice, no, insomma. Niente, io spero, mi auguro, anzi ci auguriamo. Voglio fare un poco tipo retorico di usare presto uno striscione. Ricomincio da 3. Arrivederci.